Oggi utilizziamo ancora il sensore per la temperatura DS18B20, che è un sensore molto interessante. Ha un costo non proprio irrisorio: costa infatti 4-5 euro. Se comprate il singolo componente su, per esempio, RS o Farnell, eh, le versioni cinesi costano molto meno, li vendono a mazzetti da 4-5, se non 10. però la particolarità di questo oggetto è che può essere collegato, quindi voi potete metterne 10 collegate tutte insieme e leggere le temperature tutte in un colpo, cosa Fantastica se dovete, per esempio, controllare le temperature all'interno di un macchinario e utilizzare un solo PIN di Arduino. Iniziamo subito. Oggi parliamo ancora della sonda per la temperatura DS18B20. Che potete acquistare online su vari rivenditori o altrimenti li trovate anche proprio come componente singolo. In formato TO92, assomiglia a un piccolo transistor, quindi quelle che trovate online, alcune sono impermeabilizzate, quindi sono all'interno di una specie di cilindretto che poi è sigillato su un'estremità da cui esce il filo. Allora, se utilizzate la versione TO92, i pin sono quando è disposto in questo modo: avete il ground, questo pin non è collegato e questo qui è il pin dati da cui prende anche l'alimentazione quindi in questo caso se voi andate a vedere il datasheet consigliano proprio di collegare il sensore portando il DC, questo pin, al più 5V quindi se questo qui è il vostro sensore questo è il suo ground questo è il pin dati, DC questo va portato con una pull up al 5V la pull up da 4K7 per la serie le cose non sono mai semplici Esiste anche un'altra versione del sensore che è quello probabilmente che trovate un po' più diffuso ed è lo stesso usato anche nelle sonde, quelle impermeabili, che è la stessa PD natura. Avete però il ground, il pin dati, lo segno come D, e poi il terzo pin che in alcune versioni, penso della Maxin non è utilizzato. Qui invece va collegato 5 V, quindi è leggermente diverso il funzionamento. Forse così è un po' più chiaro, un po' più semplice. Vale sempre la cosa che abbiamo detto prima, che abbiamo il ground che va collegato a ground e su qui non abbiamo dubbi, la linea dati e l'alimentazione a 5 volt e la regola che la linea dati va collegata in pull-up all'alimentazione con resistenza da 4K7. Se usate invece questa versione, questa esce con tre fili, quindi avrete un filo nero che faccio in bianco e va al GND, un filo rosso che collegate al 5 volt di Arduino. E un filo giallo o arancione che è quello con i dati anche in questo caso i dati vanno messi a 5 volte col pull up questa sonda misura da meno 55 gradi fino a 100 è abbastanza rapida ha un'accuratezza di 0,5 gradi una particolarità è che abbiamo visto già come funziona ma oggi vogliamo provare a collegarne tante perché è una specie di bus perché voi potete collegare più sonde insieme in modo da misurare più temperature e leggere tutto da un unico filo quindi quello che realizzeremo oggi è un circuito molto semplice in cui abbiamo l'Arduino, abbiamo qui la nostra sonda, la faccio come un pallino, abbiamo la sonda 1, la sonda 2, la sonda 3 e così via, quanti ne volete, Io ne collegate fino a 5. Come le collegheremo? Allora, il 5V lo porteremo a, a tutte, qui lo faccio in rosso, quindi avremo il filo col 5V che dà l'alimentazione a tutte le sonde, poi abbiamo il GND. Che collego ad arduino quindi ogni sonda avrà il suo gnd quindi tutti in comune anche queste poi abbiamo il filo con i dati che sull'arduino collegheremo al pin 2 che raggiunge tutte le nostre sonde quindi anche qua avremo un filo che corre in questo modo voi potete andare a creare una rete di sonde che leggete da un unico pin che può mapparvi tutto per esempio lo stato di un macchinario o le temperature all'interno di una zona importante non dimenticatevelo di mettere la resistenza di pull up quindi la metterete qui tra i dati e il 5 volte, questa da 4K7, cioè 4700 Ohm. Questo è quello che realizzeremo. Leggeremo quindi più temperature delle varie sonde. La libreria che utilizzeremo ce le mette in un array, quindi è molto semplice. Vediamo come scrivere il codice. Allora dovete andare a includere la libreria adatta. La libreria si chiama Dallas Temperature. Se non l'avete, potete includerla. Quindi fate sketch, include library, manage library. Cerchiamo Dallas Temperature, eccola qua, di Miles Barton. Come vedete già installata. quindi Faccio chiudi, Mi metto all'inizio di uno sketch. Lo sketch è molto semplice perché la libreria nasconde molte delle complessità. Se voi andate a prendervi il datasheet di questa sonda, vedrete quante possibilità ci sono. Ovviamente, bisogna poi magari entrare nel dettaglio, ma la libreria vi fa solo la lettura. Ci sono altre possibilità che si possono come dire, andare ad attivare andando a lavorare bit per bit. Allora, per far funzionare il tutto ci serve la onewire.h che è una libreria specifica per comunicare con questa sonda che è già inclusa con le librerie della Dallas Temperature. Qua facciamo include di dallas-temperature.h Inizializziamo il bus su un solo filo, quindi onewire, lo chiamiamo one. Wire. Gli diciamo su che pin è stabilito questo bus, cioè il pin 2, e poi inizializziamo la libreria. Dalla stemperature la chiamiamo TEMP e qui gli passiamo per indirizzo one wire. Creiamoci due variabili con virgola, facciamo float TC uguale 0.0, copiamo una per la temperatura in gradi Celsius ne facciamo un'altra per avere eventualmente night, Aggiungiamo una variabile int n sonde, la mettiamo uguale a 0. Questa sarà poi valorizzata dalla libreria che individua quante sonde sono presenti sul bus. Nel setup facciamo serial.begin 9006 per poter utilizzare serial monitor. Inizializziamo la libreria con tem.begin. Ora la libreria ci può dire quante sonde vede, quindi n sonde. È valorizzato da device count, Interroga il bus, vede quante sonde rispondono e quindi può dircelo. Facciamo serial.print, mettiamo sonde, copiamo questa riga, facciamo print ln e qui mettiamo n sonde. Ora per leggerle bisogna intanto chiamare temp.requestTemperature. In questo modo vengono recuperate tutte le letture, basta un semplicissimo ciclo for. Quindi facciamo for int i uguale 0 i che va fino a n sonde, numero di sonde rilevate, i più più. Le letture sono messe in un array, Ma qua copiamoci questa scrittura in modo che scriveremo quello che rileviamo. Facciamo sonda numero in modo da scrivere la sonda di cui sto leggendo il valore, quindi mettiamo i. Per avere la lettura faccio tc uguale, faccio temp. temp.getTempC, sì, perché è in celsius, by index e gli dico quale valore. L'ordine ovviamente è determinato dal, dalla connessione, quindi la libreria che eh, ci dà l'ordine con cui sono collegate le sonde. Qui abbiamo tf invece, faccio temp, il metodo è fahrenheit. gli passo tc e me lo converte. Per stamparlo rubiamo la serial print, stampiamo c due punti, facciamo spazio, mi copio la serial print, qua mettiamo tc, copio le due righe, le metto sotto e stampiamo la temperatura in farinati, quindi faccio f uguale e qui facciamo tf. Mettiamo un delay di 1000 anche se possiamo scendere e quindi fare letture più rapide. Quindi salviamo il tutto, compiliamo e vediamo se funziona. Questo sensore è veramente versatile, so che se lo provate una volta poi lo userete sempre, anche se costa un pochino. Infatti anche io negli ultimi progetti che ho realizzato l'ho infilato un po' da tutte le parti. Bene, spero sia tutto chiaro, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!